Tra poco ci sarà un incontro con la stampa in cui sarà fatto un po' un bilancio di quanto fatto e si presenterà ovviamente il Rimini della prossima stagione. L'ho detto pochi minuti fa, sicuramente sarà verso i primi di luglio, credo entro il 10, perché a quel punto lì probabilmente al 99% la rosa sarà fatta. Spiegheremo la situazione di bilanci, spiegheremo anche quello che è successo con l'azionariato popolare e anche per scaramanzia lo faremo la Grabo nel nostro gazebo e presenteremo, diciamo, anche le iniziative di tipo commerciale, di marketing, le iniziative legate alla solidarietà. Insomma, sarà il lancio del Rimini, diciamo, di questo Rimini Football Club per il terzo anno del nostro lavoro. Per il momento soddisfatto di come si sta costruendo la squadra, partendo ovviamente dalle riconferme? Assolutamente, perché sono conferme sulle quali, diciamo, c'è stata concordanza, unanimità all'interno dello staff. Io mi sono limitato a, diciamo, sottoscrivere, perché le scelte non sono mie. E quando le scelte, appunto, vengono fatte in armonia tra Ricchiuti, Luca Righetti allenatore e Pietro, a me va benissimo. Il dispiacere assoluto è che veramente quando si entra in una nuova categoria come la C professionistica, con qualcuno in qualche modo non è stato ritenuto idoneo o quello che sia, abbiamo dovuto tagliare, insomma, e questo è stato il momento veramente più antipatico, ma questo è un po' la vita, questo è il calcio. L'obiettivo comunque sarà giocare un campionato tranquillo? Campionato, cioè, faremo di tutto per allestire tanto una squadra giovane con i punti fermi, che sono soprattutto quelli dell'anno scorso, qualche altro giocatore di esperienza e giovani di prospettiva, anche avendo confermato tutti i nostri, quelli, diciamo, in grado di giocare. E io credo che dobbiamo partire, come si dice in questi casi, a fari spenti, giocarcela al massimo contro tutti, e lo dico adesso, lo ridirò sempre, il modello sarà quello che era la San Maurese in Serie D, a cui faccio i complimenti perché sono anni che fanno la squadra spesso aspettando quello che rimaneva sul mercato e fanno sempre campionati straordinari. Noi, se facciamo la stessa cosa in Serie C, vorrebbe dire che siamo sempre in zona playoff, che nel caso della C non è così complicata perché parliamo del 10° posto. In D invece la San Maurese era sempre, diciamo, tra il 5° e il 6° posto, perché chiaramente le squadre sono di meno, ma quello sarebbe, insomma, il sogno sarebbe effettivamente fare in C quello che fa con regolarità la San Maurese in Serie D, imparando molto da loro, copiandoli in tutto quello che di buono, cioè di positivo.